Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi giocherò a Rullo di tamburi The Last of Us parte seconda. Eh sì, gli iscritti lo sanno e l'avete visto anche voi se siete nuovi dal titolo che sto portando qui su Isola delle Rose TV, tutti i gameplay completi in italiano ufficiali del titolo più bello di tutti i tempi. Quindi se siete nuovi iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche ed entriamo nella storia di The Last of Us, parte seconda. Oh yeah. Allora, ci eravamo lasciati qua, dovevamo andare all'ospedale, eravamo davanti alla Route 5, avevamo già appena controllato i palazzi qui vicino e basta. Quindi adesso si va, vediamo, c'è un foglio. Non possiamo creare niente, vediamo se c'è qualcosa un attimino. Vediamo se possiamo, abbiamo le pillole. Allora, ne ho 8. No. Sì. Come si gira? Ah, sì. Allora, pillole ne ho soltanto 8, mamma mia. Ah, vediamo se c'è qualcosa qui, sicuramente. Grande. Oh, spero ci sia. Oh, c'è qualcosa qui. No, non si può entrare. Qui eravamo già entrati. Sì, sì. Secondo me fra poco ci sarà una bella battaglia di nuovo. Oh, che bello, un caprotto, cos'è? Al massimo, non posso fare niente. Al massimo di niente qui. Dov'è il caprotto? Vieni qua. Certo, mi piacerebbe capire cosa succede se uccidi il caprotto. Non ti preoccupare. Non ti preoccupas. Oh. Ma questo. Spero che non sia questo il. Let's see what they got in here. Ok. Allora siamo qui sempre alla ricerca di cose. Per fortuna io non voglio entrare nel. Creiamo questo, ci può servire. Niente. Questa non lo prende? Non ti ho detto di fare. Cioè, io non sopporto quando. Ecco, sì. Sicuramente non può fare niente. Prendiamoci la pistola, va. Oh, una trappola. Un medikit. Oh. Con questa posso fare qualcosa, sicuro. Non posso fare niente. Oh, sì, vediamo. Vediamo cosa posso fare. Ah, facciamo le frecce che ci possono sempre servire. Secondo me fra poco arriverà un mostriciattolo, Bloccata. Andiamo quest'altra. C'è nessuno? Here's Johnny? Come mi piace. Queste sono le mie parti preferite, perché non devo fare niente. Apri sta cosa, dai. Non l'apri. Questa porta l'apre. Anche questa è bloccata. Qui ci stiamo trasformando veramente in Silent Hill, perché tra poco, tra l'altro, andremo. Ci ritroveremo fra poco. Sapete dove? Nell'ospedale. Oh. Yeah, grazie. Yeah.
city's still filled with supplies. Yeah, finalmente. Naturalmente non posso fare niente. Anche se è pieno di supplies, non posso fare niente. Oh, apriamo questo coso. Qui c'è qualcosa che mi piace, sicuramente. Al massimo. Vado al massimo. Oh, abbiamo finalmente una... Cos'è? Se, ho visto una... Lì c'è la banca, l'ho vista, eh. Non è che non l'ho vista. Apriamo sta porta, dai, andiamoci a fare una doccia. Io se fossi lei mi farei una doccia. Sì, però... Prima di andare là... Cioè, prima di andare in quella banca lì... Ecco. Ecco, perfetto. Vediamo se troviamo altre cose per fare. Vediamo se troviamo altre, come si chiamano, le altri bulloni, diciamo. Ecco, chiamiamoli bulloni. Perché ho visto che c'è una banca per fare una banca degli attrezzi. Oh, vediamo. Sì, facciamo il silenziatore. Quello non lo fa. Qui dentro troverò sicuramente la foto di Govinda. No, non c'è la foto di Govinda. Va bene, allora... Oh, qui c'è... Oh, dove vai? Oh, non ti arrabbiare. No, 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 aspetta. Un altro foglio. Vediamo, qui capiremo un po' meglio la storia. Ellen, ok, vediamo cosa dice. Tesoro, ho preparato i bagagli, ma la Fedda sta iniziando a trasferire tutti i suoi pullman e non so dove sei finito. Se non dovessi trovarmi al tuo ritorno, ho lasciato alcune cose nella cassaforte. Forse è un eccesso di scrupolo, ma la Fedra sta confiscando beni di ogni genere, con la scusa della quarantena. Io non sono convinta. La combinazione è sempre la stessa, la data del nostro matrimonio. Sono passati 3 anni, ma dovresti ricordarla ancora, giusto? Ci vediamo presto. Con amore, Ellen. No. C'è la data del matrimonio. Raga, non la so la data del matrimonio. Quando si sono sposati sti due? Rimuori visuali incredisci. Visite mediche, 30° anniversario, 8/10/2013. Evacuazione il 24/10. Wow. Cioè, qualche giorno dopo il loro matrimonio, l'anniversario, il 30° anniversario, quindi era una coppia abbastanza... stavano insieme da tantissimo tempo. 8/10/2013. Ok. 8/10/2013. 8/10... 13. Ok, double check. Goes low. E la data è 30 anni, quindi 2013 meno 30 quanto fa? Aspetta, mi sto perdendo. Aspetta, prima facciamo questa. Non è difficile, ci arriverò. Ah, un'altra carta. Vediamo che carta era, va. Star sign, gira. Perché queste carte sono tutti questi trofei, queste cose? Questo è scemotto, questo. Chi è questo? Questo sembra... Non so chi. Sembro io. Allora. Quindi abbiamo detto il 30° anniversario è l'8/10/2013. La combinazione dice che deve essere è la data del nostro matrimonio. Leggiamola. Sì, aspetta. La combinazione è sempre la stata del nostro matrimonio. Sono passati 30 anni, ma dovresti ricordarla di ancora, giusto? Ok, sì, 8/10/2013 meno 30 anni. Quanto fa 2013 meno 30? 2003? 93? 83? 1983? 8/10/1983. Allora facciamo... Aspetta, 10... 1983...
indietro. No. Abbiamo detto 10 1983. I thought that was right. Anch'io. Aspetta, 8 10 83. Yes. There. Grande. Oh, grande, grande, grande. Grazie. Va bene, dai, allora abbiamo preso tutto qui. Ho scoperto un'altra cosa che non mi piace di questo gioco, raga. Il salvataggio. Il salvataggio è un po' strano. Andiamo nella Oh, lì questa porta è chiusa. Questa porta è chiusa e non va bene. Questo qui non si può muovere. Perché se è chiusa significa che c'è qualcosa da fare. Vabbè. C'è qualcosa qui? Allora, facciamo... sì, facciamo nella banca qui. Siamo nella banca degli attrezzi. Vediamo cosa possiamo upgradare. 81. What? Chi è? Oh, oh, chi è? Te ne vai! Lasciami! Lasciami! Oddio! Ma che? Lasciami in pace! Mio Dio! Sto quasi per morire, ragazzi! Mi hanno aggredito. Non era mai capitato. Questo gioco riesce sempre a farti... uccidiamole, va. Let him go! This bitch off of me! God damn. No! Dio! Gli ha spaccato la testa! Mi dispiace, amica. Motherfucker! C'è l'ultimo, c'è l'ultimo. Allora, dopo 10 tentativi ce la sto facendo, forse, raga. You're dead, you hear me? It's over! Oddio! Ma che cavolo sei io? Ma che cavolo mi avete fatto? What the fuck, people? Vai, sbrigati. Mamma mia, questa è stata molto difficile. Altro che la puntata precedente, ragazzi. Se non l'avete vista, andate a guardare. Qui non si fa niente. Ma non ci credo, non ci posso credere. C'è altro che puntata precedente.
Allora, mi fate fare quella cosa? Ah. Vediamo prima di tutto se posso fare qualcosa qui. Cosa posso creare? Crediamo questo. Allora, fatemi fare questa cosa, 81. E con 81 cosa posso fare? Vediamo se c'è qualcosa che posso fare qui. Stabilità, estendi la canna inferiore per incrementare la quantità di cartucce caricabili. Scadenza di tiro, consiste in molle ed estrattore per incrementare la cadenza di tiro. Difficile, ecco. Scrivetemi nei commenti cosa fareste voi. Facciamo questo, preghiamo un po' questo qua, dai. Stabilità. Aggiungi un telemetro per aumentare la stabilità. Per aumentare la stabilità dell'arma. Velocità di tiro. Sostituisci la corda dell'arco per incrementare la velocità. Facciamo questo. Ciao. Cosa hai fatto? Fammela vedere. Oh yeah. E ho finito tutti i soldi. Mentre miri in un bersaglio, un secondo indicatore mostrerà sul reticolo la distanza del nemico. Vediamo. Maria... Ragazzi, ho fatto la cosa più stupida del mondo. Vabbè. C'è quest'altro foglio. Ah, erano lì chiusi questi scemotti. Interesting. Chimica organica, teoria e pratica. Undicesima edizione. Ruota. Questi... Nuovo ramo di potenziamento esplosivi per visualizzare. Dov'è? Trova per sbloccare nuovi percorsi. Grazie. Cioè, almeno questo... Cioè, dopo aver fatto quella cretinata di aggiustare... Erano chiusi lì dentro questi scemi. Cioè, tu non sai mai cosa puoi aspettarti dalle persone che ti vengono vicino, eh. Questa cos'è? Non ho, cambia arma. Perché mi sono abbassato? Non lo so nemmeno. Dai, alzati. No, non può fare niente. Questo cos'è? Il rifle... Rifle. No, cambiamo arma. Un altro foglio, vediamo cosa dice quest'altro foglio. Melissa. Cara Melissa, ti lascio questo messaggio nel caso tu decida di venire con noi. Partiremo nel rifugio alle prime luci dell'alba. Ho convinto gli altri ad aspettare il più possibile, ma ormai Isaac sarà già sulle nostre tracce. E sappiamo tutti cosa è successo all'ultimo gruppo di disertori. Il piano non è cambiato. Vogliamo scendere a sud e scoprire se tutto è vero. Forse quelle voci sono infondate, ma preferisco sperare in una menzogna piuttosto che sopportare ogni giorno il fantasma, il fanatismo di Isaac. Ricorda di chi eravamo, i WLF, ci hanno accolti tra loro, ma non sono la nostra gente. Vorrei che avessi lasciato lo stadio con noi, ma forse puoi ancora cambiare idea. Jay So. Ok. E c'è quell'Isaac lì che è molto... c'è qualcosa che posso fare, aspetta. Allora, quindi ho 60, ho 61, vediamo cosa posso aumentare. Crea frecce esplosive. Sì. Trappole esplosive migliorate. No, no. Silenziatori migliorati. Crea fumogeni extra non mi interessa. Tenaci non sono deletari. Questo ce l'ho troppo, 40, credo che non mi interessa. Silenziatori migliorati, facciamo i silenziatori migliorati. Questo cos'è? Molotov migliorato, aumenta l'efficacia della moto per diffondere le fiamme in un'area più ampia. Oh, questo sì che mi piace. E poi 40. No, no, facciamo silenziatori migliorati, va. Ok. Premi per visualizzare. Posso creare adesso le cose esplosive, che bello.
Grazie. Grazie tante. Oh, c'è qualcosa qui, ti prego. Questo siamo al massimo. Naturalmente non ho niente per creare le cose esplosive. Quella porta era chiusa. Perché? Quindi secondo me ce ne possiamo andare da qui. Lo penso anche io. Allora, qui è chiuso. Vai, scendiamo, vai, andiamo via da qui. Qui c'eravamo già entrati? Sì, c'eravamo già entrati, da lì da dove eravamo arrivati. Vediamo se questa porta si può aprire adesso. Yes. Ma sì, Ellie, se tu non stai attenta, alla fine le persone verranno lì e ti uccideranno. Cioè, è un principio normale della vita, eh. Cioè, stai attenta o le persone ti uccideranno. Lo sappiamo, nella vita di tutti i giorni è così, eh. Allora, vediamo cosa c'è qui sulla sinistra, prima di tutto. Va, perché io sto controllando veramente tutta la città. Non è difficile, Ellie, dai, devi andare a questa parte. Qui c'è... cos'è? L'acqua. Qui bisogna salire lì sopra sicuramente. Vediamo la porta, la apre. Shit. Need to get in there. Facciamo da qua. All right. Ah, si può stampare. Aspetta, aspetta. Installa silenziatore. Cambia arma. Io devo essere più attento quando creo le mie armi. Pericolo rampa scivolosa. Vabbè, si era visto che la rampa era scivolosa. Comunque, se non avete visto il video precedente, lo dovete andare a guardare perché è troppo divertente. Cioè, ve lo consiglio, cioè un consiglio da amico. Andate a guardare il video precedente se non l'avete ancora visto. Perché... oh, sì. Perché l'inizio è veramente cool. Ah, abbiamo questa cosa. Vabbè, non è difficile. Allora, questi puzzle di The Last of Us sono abbastanza semplici. Adesso andiamo qua sopra. Ok, lascialo lì. Ma lì sopra ci possiamo andare. Aspetta, no, no. Aspetta. No, no, no. Prendi. Prima di tutto io vorrei andare là sopra. Come ci vado là sopra? Yes. Devo assolutamente prendere questo. Grande. Vediamo se posso creare qualcosa. Naturalmente niente. Vai, buttati. Dove sei? Sta cosa da sarà molto difficile, devo essere sincero. Ok. Vai. Ah. That's pretty smart, Ellie. Cosa, cosa? Non lasciare i cassonetti sulla rampa. Bah, così smart non era, dai, Ellie. Cioè, è abbastanza smart, sì, dai. Ah, qui c'è una porta. Aspetta, aspetta.
Sta porta non l'apre. Okay. Quindi questa qui la possiamo aprire da qui. Yes. Vi stavo dicendo all'inizio che c'era una cosa che non mi piace di questo gioco, un'altra cosa, dalle tante che mi piace tantissimo, che quando lo salvi non si capisce dove lo salvi. Non so se mi spiego. Cioè l'altra volta l'avevo salvato dopo aver preso tutte quelle cose, ma ho dovuto rifare il gioco, ho dovuto rifare la parte perché... Ma è lontanissimo. Vediamo il diario, va. Leggi. Ospedale La Kelly, il Seattle, credo sia questo, trova il grande cartello rosso. Vediamo se possiamo entrare senza rompere niente. E invece no, dobbiamo rompere. Siamo veramente... Chi è questo? Gomix? Ah, Comics Expo, alla Comics Expo. L'expo dei comics. Voi siete mai stati in una Comics Expo? Oh, vediamo se sta cosa la possiamo aprire. No. Sento dei rumori strani. Secondo me adesso ci sarà una bella lottina, giusto? Facciamo una bella lotta? Che si fa? Dove si va? Dove si va? Come si scende? Forse mi devo buttare là? Ulala. Scusate, c'è nessuno, sono Govinda e ho paura. No, scherzo. Dove si va? Dove è meglio scendere qui? Boh, buttiamoci qui nell'acqua. Nella vita reale... Anche questo è chiuso. Dobbiamo entrarci. Dobbiamo assolutamente entrare lì dentro. Come ci entriamo? Da lì. Rimuovi silenziatore. Installa silenziatore. Nice. Doveva assolutamente entrare qua. Oh yeah, grazie. Un'altra carta, vediamo cosa sarà. Archel Neri, ah, ok. Con il tiro con l'arco. Si fa? No. Vediamo cosa c'è qui. Grazie. Vediamo cosa possiamo creare. Sì, creiamo le frecce. Le frecce esplosive. Questa al massimo, lì l'abbiamo visto. Queste porte chiuse da dentro. Se uno ci pensa, non so se faccia un po'. Cioè, se sia sensato. Se è una cosa sensata le porte chiuse da dentro. Ma no, perché. Cioè. Perché sono chiuse da dentro? Oh. Ah no. Cos'è? Entriamo qua. Uff, stinks in here. Sì. Ci
sarà una battaglia adesso, raga. Vediamo se possiamo aprire qua. È un piacere giocarci, eh. What? Oh. C'è un uomo morto. Fucking wolf. Serves you right. Shit. Chi cavolo era? Fuck me. Ma chi era quello là? Oddio. Chi sarà mai? Non so cosa fare, raga. Carichiamo tutto quello che c'è da caricare qui. Mettiamoci questo. Vai. Vai, mettiamoci. Cosa possiamo creare? Medikit. Creiamo il medikit, potrebbe servirci. Non devi prendere il medikit, chi ti ha detto? Chi te l'ha detto? Ma chi è quel mostro lì? Era strano. La vedo vera. These fuckers are quiet. Oddio. Stalkers, gli stalker sono veramente difficili, ragazzi. Io tra l'altro sono nel mezzo della guerra, ma non vedo l'ora di cercare le cose, che è una delle mie attività preferite. Oh, che schifo. Dov'è? Non lo vedo, raga. Sono proprio velocissimi, non riesco a vederli. Raga, non li vede. No!
Raga, io... Eccoli, guarda che sono cattivi questi qua. Vieni, vieni. Ma i stalker sono pazzeschi, raga. Che paura, oh. Vieni, stalker. Dai, uccidiamoli tutti così. Vai, uccidiamoli tutti, va. Credo di averli uccisi tutti. Oddio! Ma sono tantissimi. Grande, li ho uccisi tutti. Sono stato un grande, va. Vediamo se c'è qualcosa che posso creare. Adesso che li abbiamo uccisi tutti, facciamoci un giro, va. Andiamo alla ricerca di cose, di viveri. Niente. Perché ne avevo visto tantissimi. Gli stalker sono veramente difficili perché tu non li conosci, cioè non li vedi. Cioè non riuscivo a vederli. Al massimo. Al massimo. Al massimo. Qui c'ero passato prima. Ah, vediamo qui sotto cosa c'è. Ah, qui forse c'ero forse andato prima, non mi ricordo. C'è qualcos'altro che posso creare, vediamo. Niente. Qui nemmeno. E qui c'è l'uscita. Non andare là. Qui dobbiamo aprire questa cosa.